Mitja Jaluz, oggi abbiamo presentato un matrimonio tra Barcolana e Fondazione Villa Russitz, potremmo dire un'unione tra sport e solidarietà. Decisamente sì, un momento particolarmente importante nella storia di Barcolana perché si uniscono due eccellenze del territorio che fanno dell'innovazione e dell'attenzione per il sociale due pilastri fondamentali. Villa Russitz porterà 2000 bottiglie all'interno delle sacche di Barcolana e la Barcolana diventerà un'occasione per far conoscere un vino dietro al quale c'è tanta solidarietà, perché c'è una casa famiglia che ospita 17 ragazzi e ragazze che provengono da contesti difficili e grazie a questa ospitalità, grazie ai progetti che realizza Villa Russitz, si creerà una nuova occasione di vita per queste ragazze e questi ragazzi. Quindi una bellissima occasione per unire sport, innovazione e solidarietà sociale. Antonio Poletti, Fondazione Villa Russitz quest'anno in Barcolana, sia per un'azione di promozione ma anche per far capire agli chef internazionali quali sono le qualità e le proposte della vostra cantina. Beh, direi di sì, c'è questa sponsorizzazione con i vini di Villa Russitz in Barcolana, va un po' tutto tondo, va parlare sociale, come ha spiegato prima il presidente Jaluz, noi ci occupiamo di sociale, ma anche alla cena con i famosi chef, che diciamo secondo o terzo edizione mi sembra che Barcolana fa, che è un'ottima promozione dei nostri prodotti locali cucinati da famosi chef, ci darà modo di far conoscere i vini di Villa Russitz a una platea internazionale, quali sono gli invitati a quel rinfresco. Per cui sarà un'occasione ancora di più di presentare la nostra fondazione, i nostri vini, per farla conoscere un po' dappertutto. Noi oggi siamo già che esportiamo in parecchi paesi, però insomma, come dire, Barcolana è un modello internazionale, ormai mondiale direi, e per cui veicolo di promozione di non poco conto.